Ladri in azione per mezzo della cosiddetta chiave bulgara anche ad Alcamo, come già in altre città italiane, in Sicilia ad Agrigento più di recente, ma pure a Palermo negli ultimi anni, anche nel territorio alcamese comincia a diffondersi preoccupazione poiché sono stati denunciati vari furti in appartamenti, spesso avvenuti con questa particolare tecnica che utilizzando questa arnesa consente agli scassinatori di aprire senza troppi problemi le serrature anche di porte blindate facendo poco rumore. Che stia avvenendo una recrudescenza di furti in abitazioni è però smentito dalle forze dell'ordine. Proprio oggi i carabinieri di Alcamo hanno reso noto di aver arrestato due giovani palermitani con l'accusa di essere complici dell'autore di una rapina avvenuta il 14 aprile scorso all'interno della filiale del Credito Siciliano in Viale Italia. Il rapinatore, anche lui di Palermo, era stato già tratto in arresto e è stato denunciato dai carabinieri anche suo padre. Circa un anno fa, con una vasta operazione coordinata dai carabinieri di Chivasso in Piemonte, era stata sgominata una banda di 28 malviventi facenti parte della mafia georgiana che dal 2015 all'agosto del 2017 avevano commesso 85 furti in varie province del nord-ovest italiano utilizzando proprio la chiave bulgara, detta anche grimaldello bulgaro, uno strumento che, come si narra, fu creato dagli 007 bulgari durante la Guerra Fredda, almeno per quanto riguarda il caso emerso in Piemonte e in Lombardia, i malfattori individuati risulterebbero addestrati nelle carceri dell'ex Unione Sovietica. Stessa tecnica criminale viene adottata sempre più spesso anche in Liguria e Toscana. Casi di questo tipo si sono registrati anche in Sardegna. A Genova, un mese fa, le forze dell'ordine hanno sgominato un gruppo di tre soggetti di nazionalità georgiana che avevano perpetrato furti con chiave bulgara. Nello stesso capoluogo ligure, nel mese di febbraio scorso, era avvenuto un furto in casa da 20.000 euro tra gioielli, orologi e denaro contante, sburando una cassaforte. Anche in quella circostanza i ladri erano penetrati nell'abitazione servendosi dello speciale arnese.